Torna in Serie A uno dei derby più sentiti del calcio italiano. Non sarà una stracittadina, ma la rivalità tra Brescia e Atalanta è ancora oggi una certezza. L'ultima volta quasi 15 anni fa era il 17 aprile 2005, decise Gigi Di Biagio su calcio di rigore, mentre l'ultimo successo nerazzurro al Rigamonti in Serie A risale addirittura al marzo del 2001, con doppietta di Maurizio Ganze e gol di Morfeo. 5 sconfitte di fila per il Brescia, 2 su 2 con Grosso in panchina, 7 gol incassati e nessuno segnato. Un punto nelle ultime 8 giornate, quello del 21 ottobre contro la Fiorentina, l'unico ottenuto finora in casa. Non vince dal 21 settembre a Udine, grazie al gol di Romulo. Anche l'ultima vittoria in campionato dell'Atalanta è arrivata contro i friulani, 7-1, in casa, nello stesso stadio dove Mario Balotelli, ormai più di 11 anni fa, segnò il suo primo gol in Serie A. Era il 6 aprile del 2008.